Ginocchiere qua. Faccio un tuffo con questa e speriamo di non farlo almeno. Che mi stava segando mezza gamba. Che bellino che sono. Che bellino, ma che bel ragazzo! Andiamo bello! Spei, mi devo attaccare i guanti, cose, no? Allora che cazzo accendiamo? E mica ne so, tu sei partito. Yep. Guancio. Barbecue. Ok, adesso. Ah? Non è come con le moto. Eh? Nel senso, con la moto ti cali tu assieme alla moto. Qua no, tu stai dritto e abbassi la bici. Sì, la moto in off si deve andare così, sulla strada no. Perché qua se ti cali tu o non giri o cari. Quindi tu stai dritto e schiacci la bici. E la schiaccio in base alla curva, se schiaccio il pedale. Tu stai qua come stai? Col sinistro, col destro calato, il sinistro no MotoGP tutto aperto. Uh-huh. Aperto tanto quanto la bici si ci avvicina. Ok. Si butta la terra sta bici. Col fatto che hai ste braccia così, non la fai giocare sotto di te, quindi non giri. Sì. Le braccia sono curve, uno perché assorbi, due perché sei più stabile, ma tre perché certo. La bici la puoi fare giocare. Uh-huh. Se tu sei così, non ne ho movimento. Le gambe larghe quanto vuoi, ma la bici non si può. Sì. Guarda lontano, guarda sempre lontano. Oddio, guarda sempre. Sei pazzo! Ma mi devi avvisare se ci sono. T'ho detto, c'è un saltino! Quanto ci passi di lato! È un pazzo! Eh? Ma hai visto che sei bravo! Fede! Non ti lasciare perdere la testa, stai concentrato! Fede, ti vedo un po' esaltato! Destro basso, bravo, bravo, cala la statici. Vai, ehi, chi tiri dritto? Allarga sti gomiti, piega sti gomiti, ammortizza, falla scorrere. Uscire bene, non ha senso che tu arrivi a una curva forte. E tiro dritto. Ci appizzi i freni, la canti, giri. Ma esci fermo. Uh-huh. Non hai gas, tu devi uscire forte dalle curve. Correre! Mi stanno implodendo le gambe, fra! Allora fermati! Fermati! Fermo!
Stavano scappando tutte cose. Che cazzo ci vuole? La bici in discesa. Scende, va sola, non si fatica. Figa, grambita, non sta tutto. Ma qua sarebbe bellissimo. Cioè, ma qua, cioè, ok, fai un pezzo, salti un pezzo e poi un altro salto. Sì, vabbè, in realtà cerchi di saltare il meno possibile perché la sonata è una pigliano a Castellammare del Golfo. Piglie 600 km orari. Bravo, bravissimo! Però non ti saltare. Va così e tu rimani qua, capito? Tu rimani dritto e la bici si inclina. Cioè, non può pensare che tu e tutta la bici ti, capito, vi inclinati. Non può essere. Vai, mettiti tu sopra e fallo. Il problema è che... Minchia. Aspetta, intanto il piede esterno è questo. Vai tranquillo. Vedi quanto si inclina? Sì, ma se sto dietro... Come se dietro? Se sono... Ma perché stare indietro? Che ne so? Si sta su due centrali sulla bici sempre. No, io minchia quando faccio queste cose su qua. Ma perché? Boh. No, tu dritto. Il movimento centrale, questo, è il fulcro dove tu carichi il peso. E tu ci stai in capo. Ok? Così, bravo, vai, tranquillo. Ok? Non devi spostare mai avanti e indietro. I bitumari con le fronte. Se lo spostate indietro perché... A parte che si scandano, quindi mi sa questi sono convinti che un musso non ruonano. Due... E gli si impunta perché hanno questo angolo dritto. Tu ce l'hai così aperto, quindi non c'è il rischio che impunti. Quindi devi stare, più stai sull'anteriore meglio è, più grip c'hai. Saltare! Dietro, un po' il culo dietro, però non si fa così, si muore così. Non si fa così, si muore così. Fede, guarda che si muore vero così, sull'albero già ti avevo visto. Ogni tanto vedo sta scena io. E tu? Ma senza la bici però. Così. Gentile, quello che è? Non devi tu saltare. Perché altrimenti tu salti e la bici resta una trabanna. E tu ti trovi che te rimani con le braccia lunghe perché la bici ti è rimasta lontana. E poi quando c'è bobo. No, che cosa è? E ti levi la tangente, c'era l'albero che ti avevi abbracciato. È vero. Perché avevo dimenticato che c'erano quei due salti di. No, tu forse te l'hai dimenticato che c'era l'albero, perché il salto tu ricordasti perché saltasti. Ma l'albero te lo stavi abbracciando pure. No. Federico, ma che sei pazzo? Era il sentiero che aveva controllo sulla tua bici. Tu eri un sacco di patate e hai messo sopra la bici. Vabbè, eri l'ultimo chiovo della naga. C'era sentiero che comandava la tua bici e tu poi appresso. Hai fatto pure un paio di whip, cioè che satana. Ora butta cocca a terra così e si è ricata. Bello, bellissimo cazzo. Bellissimo. Va bene. Ora tu tacchi anche questa. Non so più quanto è bella.